Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli ascolti della giornata di ieri, martedì 9 ottobre, la quale è stata caratterizzata in prime time dall'ultima puntata di Temptation Island Deep. Il reality show delle tentazioni ha chiuso i battenti di un'edizione decisamente molto fortunata e ancora una volta ha dovuto vedersela con la fiction una pallottola nel cuore con protagonista Gigi Proietti, che non sta brillando in termini di ascolti. Video virgola ottimi ascolti per il gran finale di Temptation Island VIP su Canale 5 nel dettaglio. Il verdetto Auditel di ieri 9 ottobre ha rivelato che ad avere la meglio in prime time è stata proprio l'ultima puntata di Temptation Island VIP. Il reality show condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di oltre 4 milioni di spettatori, segnando il record assoluto di questa stagione con uno share pari al 22,42% e picchi di oltre il 26% durante i falò finali. Si chiude così una prima edizione molto fortunata per il reality delle tentazioni prodotto dall'affascino di Maria De Filippi, che ha ottenuto grandi ascolti anche con la versione VIP. La media complessiva, infatti, risulta essere di oltre 3,7 milioni di spettatori con uno share superiore al 22%. In queste settimane Temptation Island VIP assieme a Tussi Cuevales ha registrato i migliori ascolti del prime time di Canale 5, superando nettamente gli ascolti del Grande Fratello VIP 3 che quest'anno non decolla, con una media di appena 3,2 milioni di spettatori e uno share del 19%. Un ritorno positivo, quindi, per Simona Ventura che mette a segno un nuovo successo su Canale 5 e proprio ieri sera, durante l'ospitata a Striscia la Notizia, ha già parlato di una possibile seconda edizione della versione VIP del reality show. Intanto vi segnaliamo che giovedì pomeriggio, la Ventura e tutte le coppie protagoniste di questa edizione saranno ospiti in studio a Uomini e Donne per una puntata speciale post-falò, video virgola una pallottola nel cuore 3 non bissa il successo delle stagioni precedenti. Tornando agli ascolti di ieri 9 ottobre, in prime time su Rai 1 il nuovo appuntamento con la fiction una pallottola nel cuore 3 è stato seguito da una media di 4 milioni di fedelissimi, con uno share del 17,40%. Su Rai 2 crescono gli ascolti di Stasera Tutto è Possibile con Amadeus che ottiene una media di quasi 1,7 milioni di spettatori con il 7,70%. La sfida dei talk show politici del martedì viene vinta da Di Martedì di Giovanni Floris che con il 7,90% supera Carta Bianca fermo al 5,30%.